E ci siamo riuniti a un... appunto Ponte All'interno della sala archi della dogana del Capannone si è tenuta la premiazione delle società pistoiesi per attività giovanile dell'anno 2022 del ciclismo, organizzata dal Comitato Provinciale di Pistoia della Federazione Ciclistica Italiana. È un'occasione che io vorrei ripetere tutti gli anni. Cioè... Il fare sia la premiazione del, delle società di livello superiore e poi la premiazione delle società per giovanissimi, ma non soltanto delle società. Dare un piccolo riconoscimento tangibile, non è niente di particolare, è una piccola medaglia. Medaglina che solo per ringraziarli dell'attività che stanno facendo, contestualmente anche ci piace, dico ci piace a tutti noi del Comitato. Dare un piccolo riconoscimento a coloro che, non avendo eh, giovanissimi in squadra, comunque fanno, fanno gare sulle categorie giovanili. E quindi un piccolo riconoscimento anche loro, una targa. Poi, senza allargarsi troppo, ringraziare chi ha sempre fatto tantissimo nel mondo del ciclismo giovanile. Quest'anno è pinze, il prossimo anno vedremo. Vorremmo continuare a poterlo fare con questo entusiasmo. Perché? Loro sono il nostro futuro, si sente parlare sempre futuro il futuro dei giovani, il futuro dei giovani, sì, ma ogni tanto bisogna anche riconoscerli per l'attività che fanno, sia le società sia loro stessi giovanissimi. Oltre alla premiazione è stato presentato un libro sull'indimenticabile campione di ciclismo Franco Ballerini, dal titolo Franco Ballerini campione in tutto, è scritto da Caterina Benini.